Eccoci qua di nuovo a una nuova puntata di E di Eccellenza. Come vi avevo promesso, allora questa volta parliamo di vini dolci e vini da dessert. Per farlo ho invitato Simona Migliore, che è un'esperta degustatrice, Paolo Comelli, che è enologo e produttore, e l'amico Stefano Trinco, che ormai è un abitore della trasmissione, e per cui è, ne parleremo con loro tre di, questo, di questi prodotti che noi abbiamo in Friuli, perché... Eh, Coraggetemi se sbaglio, Piccoli di Verduzzo e poi Ram eh, Ramandolo sono tre punti di diamante, no? in sostanza. Ecco, poi parleremo anche del, di questi vini passiti, no? ma andiamo per ordine. Allora, io partirei con eh, Comelli, no? sei anche produttore, per cui, insomma, eh, questi tre vini, no? che, che, mh, eh, che prodotti sono a livello friulano? Sono conosciuti? Solo qui, ma anche fuori, sono considerati dei eccetera? Beh, intanto sono dei prodotti veramente friulani, perché sono mm. prodotti autoctoni. Eh, il piccolit, come il verduzzo, che poi nella zona di Nimis dà appunto questo, la prima di OCG, che è mandolo Ramandolo, sono, sono delle de, de varietà veramente eh, espressione nel nostro territorio mm. e oserei dire espressioni della collina soprattutto, no? Mm. Perché una volta. Eh, questi vitigni erano coltivati appunto sui cocuzzoli delle colline, su terreni molto magri eh, e davano appunto un'uva adatta all'appassimento e adatta comunque a dare vini eh, con concentrazioni zuccherine e poi residue eh, importanti. E quindi il vino della festa, il vino dolce, il vino da regalare storicamente. Mm. Sì. Ehm, Trinco, questi vini quanto si producono? Per esempio il piccolit. No, producono in sono... un centinaio di ettari in tutto Friuli, mm. tra Verduzzi, diciamo Ramandolo, piccoli. Quindi i numeri sono limitati. Però Enzo, direi una cosa, eh, non dobbiamo mai dimenticare che i primi, i primi due vini a DOCG, quindi denominazione un'azione d'origine contratta e garantita che è la massima espressione mm. del, della qualità... Ehm, concepita dalla legge italiana so, in Friuli sono stati due vini dolci, quindi significa che eh, i produttori ci tenevano e ci tengono ad avere un prodotto di alta qualità. Poi uh -huh. a parte la storia del Picolit che può essere il vino dei dogi, insomma, tutta la storia. Uh -huh. Insomma nasce a Fagagna, quindi si è sviluppato insomma, in maniera un po' esponenziale poi con, con i conti Asquini di Fagagna. Eh, C'è anche il discorso ramandolo, prima di OCG, primo anche eh, non dico cluster, ma cru come si dice in francese, mm. dove il vino prende il nome del territorio, quindi si coltiva verduzzo, però si chiama ramandolo. Quindi mm. è, è stato il primo cru del Friuli Venezia Giulia, e eh, è un vino che eh, comunque si abbina a fine pasto, quindi eh, si consuma sempre meno, e qui vengo alla risposta si consuma sempre meno perché più delle volte non si arriva a fine pasto mm -hmm. per questioni insomma dietetiche ma anche di patente insomma, mm -hmm. quindi si rischia però il goccino abbinato nella forma giusta ci sta anche perché uh, gli abbinamenti adesso si possono allargare magari Simona ne accenerà mm -hmm. pensiamo anche all'abbinamento con dei formaggi insomma ecco. Ecco, quindi Simona, giusto? Il consumatore chiede questi tre vini, e magari parliamo anche di abbinamenti, ma li conosce bene o li vede come vini dolci in generale, come ce ne sono tanti? Il consumatore conosce bene, soprattutto il consumatore in Friuli Venezia Giulia, conosce benissimo le tre perle, diciamo, eh, dolci della, della propria regione. Non li chiede quando magari va in un'osteria, in un'enoteca, perché? Perché il vino dolce non è il vino da eh, bere magari in compagnia. Mm. È il vino, come diceva Stefano, da fine pasto. Eh, lo abbini a un dolcetto, lo abbini a un biscotto, lo abbini magari a un piatto dolce, eh, ma difficilmente lo chiedi come vino da meditazione. E lo, magari lo acquisti per fare un regalo durante le feste lo acquisti se sai che la persona a cui andrà apprezza i vini dolci, i mm. vini passiti ed è errata per esempio la considerazione che si fa alle, alle donne piacciono i vini dolci mm. non è vero Magari è molto, più, esatto, insomma, esatto, è molto più eh, magari, eh, facile per chi magari non è all'interno del mondo del vino approcciare un vino dolce perché è quello che con, proprio con l'aspetto zuccherino ci può conquistare più facilmente di un mm. vino magari secco, però magari diciamo che accontenta tutti i palati, magari un vino dolce si avvicina mm. più a a più palati possibili rispetto a un vino secco o a un vino spumante che magari ha bisogno di accortezze degustative di un, certo, di un certo tipo. Poi per gli abbinamenti possono essere svariati. Mentre un piatto eh, dolce va abbinato sempre a un vino dolce, il vino dolce non va sempre abbinato a un piatto invece dolce. Con i vini dolci si può spaziare dai formaggi eh, ai foie gras, eh, a piatti magari preparati eh, anche a base di pesce, magari un, un vino passito con una buona acidità e delle ostriche vicino o del, del pesce crudo può anche essere interessante. Mm -hmm. Poi dipende sempre dall'abilità del, eh, del sommelier di turno comunque, o dello chef che prepara un piatto che vada ad abbinarsi a quel determinato tipo di vino ecco questo lo chiediamo a Paolo che magari nel suo locale fa questi abbinamenti di solito lo consigli per i formaggi lo consigli per i dolci lasci... allora, cioè, guidi, guidi diciamo così sì, sì, c'è diciamo sì. il... diciamo da dire che eh, essendo proprio dei crew no? dei, dei, delle, delle nicchie quindi con eh, produzioni molto basse quindi poche bottiglie che fanno fatica anche ad affrontare un mercato eh, no? nazionale piuttosto che estero eh, ci accorgiamo da diversi anni che eh, il turista del vino arriva nel nostro territorio per scoprire queste, queste chicche, queste particolarità. Noi eh, siamo soliti abbinarlo. Sicuramente l'abbinamento classico anche con, non so, con la gubana, ma anche con i formaggi erborinati, con un montasio eh, stagionato e eh, con, buonissimo, con gli gnocchi di susine, con gli gnocchi di zucca, cioè con dei primi piatti anche che sono eh, leggermente tendenti al dolce, eh, senza dimenticare comunque anche il prosciutto crudo. St mm -hmm. eh, storicamente... Eh, ah, quindi anche con i salumi... Anche con i salumi, sì, storicamente. È il principio la, che diceva la... Simona che il dolce non dovrebbe essere abbinato al dolce, no? Mm, certo, ah. eh, Alla chiesetta di Ramandolo, dove c'è questa osteria, dove è eh, molto frequentata, soprattutto dalla, dagli Udinesi, comunque mm. dalla, eh, da tanta gente che, che sale per anche godersi un, un bel panorama, lì storicamente si, si abbina il Ramandolo ramandolo che non dimentichiamo è, un, è pur essendo un vino dolce ricco di tannini quindi eh, con una bella acidità quindi questa armonia eh, permette appunto l'abbinamento anche a, a piatti eh, salati ecco, eh, il vino ramandolo comunque era ritenuto un vino nobile un vino diciamo così prezioso, io ricordo perché avevo la nonna di, di, di Sedilis che mi portavano sempre su a prendere questo ramandolo per cui dalla mia infanzia ho sentito parlare molto di romandolo. Ma volevo chiederti, eh, Stefano, per esempio, il verduzzo, perché non viene coltivato in maniera più forte, più intensiva? No, è il, eh, penso che sia, cioè è coltivato a livello di coltivazione in Friuli-Venezia Giulia alla pari del friulano e del refosco, in pratica è coltivato su tutto il territorio del, della regione. Diciamo che si presta a diverse coltivazioni, fino a qualche anno fa esisteva il verduzzo friulano che era quello a grappolo molto più piccolo e quello trevisano che serviva a fare quantità, un po' alla volta quello è stato, si sta eliminando e diciamo che è rimasto il verduzzo un po' coltivato soprattutto sulle zone collinari. Lì eh, si inizia un po' alla volta si inizia il discorso dell'appassimento. Diciamo che c'è stata anche un'evoluzione dei consumi, per cui prima si consumava solo un verduzzo dolce e basta. Poi con l'andare del tempo il dolce diciamo, l'abbiamo perso per strada e il consumatore si è evoluto andando a cercare i vini passiti. Per cui noi come tecnici ci siamo formati anche grazie a, a studi fatti in regione, insomma quindi anche in collaborazione con l'ERSA. Abbiamo fatto parecchi studi sull'appassimento delle uve. No? Per cui abbiamo imparato a conoscere le potenzialità del nostro verduzzo, a capire come possiamo effettuare un buon appassimento, e da lì direi, e parlo degli ultimi 15 anni, cioè da quando è diventato Dio Cigiri Ramando, c'è stato veramente un cambio di passo a livello qualitativo. Prima si beveva una bevanda, un vino bianco dolce, adesso si beve veramente un prodotto che può competere realmente con dei grandi vini di deserto italiani. Ovviamente per, per il suo comparto, insomma. Ecco, diciamo che in un menù Ramandolo Verduzzo non, non manca mai, no? Eh, Paolo, nel menù dei vini. Certo, soprattutto se è servito nel... nel trattorie, nelle osterie, nei ristoranti e negli agriturismi nel nostro territorio. Eh, come dicevo prima le bottiglie non sono molte quindi eh, anche la realtà delle nostre aziende che sono aziende, tutte aziende molto piccole eh, che fanno delle, delle micro quantità no? eh, è difficile poi che riuscire a portarlo e farlo conoscere anche a un pubblico più ampio. Certo è che quando si esce, si va alle fiere, si esce fuori regione, così lo si presenta in degustazioni anche con persone preparate e del mestiere è comunque un vino che, che piace e che colpisce per questa caratteristica no? entra in bocca dolce però poi lascia la bocca asciutta e quindi ti porta anche a bere un secondo bicchiere, non è un vino stucchevole il Ramandolo come anche il Piccolit, sono, sono vini veramente eleganti e che hanno eh, delle caratteristiche uniche proprio date dal territorio e dalle tecniche di produzione. Sì, è un'eccellenza, no, Simona, che è quasi un regalo, no? anzi è un regalo. È cioè, un regalo, che, sì. Uno che, che dice il regalo una bottiglia di Ramandolo piuttosto che Piccolit, eccetera, quando uno lo riceve, riceve qualcosa di Viene anche di apprezzato importante. perché le confezioni per queste bottiglie sono molto curate. E spesso vengono anche proposte dai produttori come il vino di nicchia dell'azienda, per cui la bottiglia un po' più piccolina è una 3,75 o un mezzo litro rispetto a una 0,75, e l'etichetta curata magari nel cofanetto regalo è sempre comunque un'idea preziosa per chi mm. lo riceve una cosa a cui mi ricollego è il fatto ad esempio che le persone fuori regione non conoscono questi vini proprio perché non c'è massa critica che consente ai produttori eh, del Friuli Venezia Giulia di esportare il, questi vini però durante il Vin Italy, ad esempio quando ci si trova lì agli stand dei consorzi, persone che arrivano da fuori, i primi due vini che chiedono sono Ramandolo e Piccolit eh, persone che magari non conoscono altri vini della regione vengono, vengono lì proprio per quei due vini lì e, e si fa fatica anche a servirli perché dobbiamo centellinarli, viste le bottiglie a disposizione, e visto i quantitativi in regione, però ecco, quelli vengono apprezzati in quel, in quel caso lì. Tra l'altro, eh, anche significativa l'iniziativa dell'uscita dell di un libro. Ecco, questo ce ne parli dopo, sì. dopo il break pubblicitario, parliamo anche del libro. Prego, Pubblicità. Eccoci qua di nuovo negli studi di Telefriuli e di eccellenza. Allora Simona. Parlavi di un libro, no? Sì, un libro che è stato presentato lo scorso giovedì a Corno di Rosazzo in mm. Villa Nachinica Bassi, proprio il grande libro dei vini dolci d'Italia. Mm. Un ampio capitolo di questo testo viene dedicato proprio ai, de, ai vini dolci del Friuli Venezia Giulia. Eh, quindi si parla di Ramandolo, si parla di Piccoli, si parla di Verduzzo mm. e, e si elencano anche le aziende che mm. sono produttrici di queste, di queste tre perle della, della regione, eh, mettendo in, in evidenza le caratteristiche dell'uva, le caratteristiche del vitigno, e che cosa dopo la fermentazione, quindi dopo la produzione, ci si deve aspettare da, da questi vini, ci si può aspettare. Ecco Stefano, ci sono altre uve che sono magari vocate per questi. Sì, beh. Di... Tutte, diciamo come per gli sfumanti, tutte le uve possono diventare vini dolci, mm -hmm. insomma, no. Quindi, però ci sono ovviamente delle uve che portate ad essere più mm -hmm. importanti. Insomma, togliendo appunto Verduzzo piccoli che sono i nostri. E punti di forza diciamo che a me piacciono le varietà aromatiche con cui possiamo ottenere dei vini dolci molto interessanti penso al Sauvignon ma soprattutto tra Miner perché? Perché la tecnica dell'appassimento che prevede, quindi, che non è una tecnica facile, eh, perché mm. ci vuole molta mano, maestria, cioè si bisogna raccogliere l'uva integra, sana, metterla in cassette, le cassette porle in celle termocondizionate, temperatura controllata, insomma, arieggiate, in modo che non avvenga la muffa mobile, che non avvenga l'attacco di muffa, ma soprattutto si disidrati l'acino, no? mm. Disidratando l'acino abbiamo una concentrazione di tutte le sostanze che si trovano all'interno, quindi togliendo l'acqua per cui le varietà aromatiche hanno una maggiore intensità aromatica mm. appunto poi e ce le ritroviamo in maniera molto più intensa nel vino finito. insomma Se in, eh, le varietà tipo appunto Verduzzo Piccolì hanno tutto sommato delle note ben riconoscibili, nelle, nelle varietà aromatiche molte volte abbiamo delle note anche eccessivamente forti, no? per cui perdiamo un po' in finezza, in eleganza però aumentiamo la tipicità. Quindi sì, possiamo fare dei grandi vini eh, partendo da varietà aromatiche, vini dolci. Insomma. Ecco Paolo, eh, i produttori come te tutti hanno una scorta di tra virgolette, è chiaro, la tua zona Ramando Verduzzo, non c'è storia, ma di piccoli per esempio, perché. Eh... Sì, non tutti, eh, non tutti perché, soprattutto. Cioè, non c'è una nostra... grande quantità, per cui... No. Sono centellinate anche le bottiglie, credo. Eh, eh? Assolutamente, sì. Ecco, noi non abbiamo una grandissima tradizione nel anche mettere via un po' di bottiglie mm. no? di ogni annata, ma abbiamo scoperto in questi anni, proprio dal 2000 quando, 2001, quando abbiamo ottenuto la 10G, abbiamo iniziato un percorso proprio di valorizzazione del vino e di miglioramento delle tecniche di produzione del ramandolo, del piccoli, del verduzzo, abbiamo scoperto che eh, si possono ottenere dei vini eh, estremamente longevi. Eh, abbiamo aperto bottiglie di vent'anni che sono ancora eh, eccezionali, no? quindi abbiamo veramente un grande potenziale, non ancora espresso proprio a, mm. al massimo. E nella nostra, nel, sul nostro territorio si coltivano entrambe le DOCG, forse mm. eh, è l'unica zona in Italia dove ci sono due DOCG dolci che insistono sul, mm. sullo stesso fazzoletto di territorio, diciamo che negli ultimi anni. Eh, Sta prevalendo appunto la coltivazione del ramandolo piuttosto che il piccolit che magari diventa più eh, presente eh, nella zona del, del, dei colli orientali del, della Rocca Bernarda, del, mm. della Batteria di Rosato, sulle colline diciamo eh, della zona di Cividale. Ecco Simona, tu dicevi che per esempio anche a Vien i primi vini richiesti del Friuli sono questi, no? E quindi noi possiamo veramente fare una competere anche con altri vini di altre regioni Possiamo. che sono forse più brandizzati ma meno, i nostri sono meno reclamizzati. Sì, sono meno reclamizzati anche per un discorso di numeri come, come diceva mm. poco fa. Che sono i 100.000 bottiglie, non ci sono. Esatto, esatto. Lì. Per cui magari vengono centellinate anche perché i ristoranti, certi ristoranti le chiedono, allora il produttore sa che 100 bottiglie andranno a quel ristorante o ad un cliente mm. particolare, per cui difficilmente lo troviamo fuori regione. Non c'è neanche forse l'interesse a proporlo fuori regione perché comunque viene venduto tutto. Tra l'altro una cosa interessante è proprio questo, il fatto che eh, le aziende abbiano cominciato da poco a tenere un archivio storico eh, delle annate precedenti, proprio perché l'interesse era quello di vendere il prodotto, di non lasciare prodotto residuo in, in cantina. Si è scoperto nell'ultimo decennio, negli ultimi 15 anni eh, voglio esagerare l'importanza di effettivamente tenere in archivio delle bottiglie per capire la vita che può avere quel determinato vino e quali caratteristiche olfattive e degustative può sprigionare dopo una serie di anni. Quindi proporre il vino dopo un anno dalla vendemia, dopo due o meglio proporlo dopo cinque, dopo dieci. Sul vino dolce non c'è effettivamente una, eh, una regola precisa, dipende sempre da come lo si propone al, al consumatore finale e da quello che è il progetto iniziale del produttore. Cioè è inutile mettere produrre un vino dolce mm. e dire vabbè una parte lo vendo fra un anno, un'altra parte della stessa annata lo vendo fra due, no, bisogna avere anche lì un progetto eh, per dare anche una connotazione ben specifica a, quella, a quel vino. Sì, eh, Stefano, in cantina per esempio, no? eh, suggerite più il vino dolce o aspettate che sia il consumatore a chiederlo? Mm, beh, soprattutto sotto determinati momenti, penso alle festività, sì, boh, te lo, lo dico, chiedono sì. e quindi lo proponi anche tu. Sì. Però devo dire la verità, eh, soprattutto eh, quando in cantina hai eh, dei clienti che provengono da fuori regione, mm. sono molti aperti a tutto, all'acquisto di tutto quello che è del regionale, mm. tutto quello che ha il brand Friuli Venezia Giulia, quindi l'autoctono, mm. no? Per cui, il più delle volte, la proposta del ramandolo viene vista come un qualcosa di sentito dire, ma mai assaggiato, per mm. cui lo acquistano proprio per, per interesse. Poi lo fai assaggiare, e piace in effetti, mm. perché piace, perché insomma, ha dei gusti, ha dei profumi, che sono veramente, come tutti i vini da dessert, molto interessanti, mm. insomma, no? Un po' di intensità, ma queste confetture, pesca, albicocca, bello. Poi in bocca non è mai appunto stucchevole, stucchevole, come diceva Paolo, ma ha giusta acidità, chiude bene, con dei tannini. Per cui il cliente è veramente piacevolmente sorpreso. È difficile andare a proporlo nelle noteche perché il panorama dei vini dolci italiani è notevolissimo e ovviamente se possiamo competere con certi vini dolci del Veneto è improponibile andare al esatto, sud, ecco, insomma, quindi è un'altra cosa per cui un bisogna, bisogna no? un attimino decidere. Però tra il panorama dei vini dolci del nord-est, Ramandolo penso che sia una delle chicche più preziose per il nord -est. sono veramente delle eccellenze nostre, sì. eh? come diceva Tutto, Paolo, mi pare che esatto. sono ben due zone. Esatto. No? che sono in qualche modo... Sì, due vini sì. Eh, a denominazione di origine controllata e garantita eh, sullo stesso territorio, diciamo. Mm. E questo è l'unico in Italia praticamente? Questo è, penso di sì, che sia l'unico. Ci sono 74 di in Italia, eh, ce n'è poche dolci e due ne, ne abbiamo noi qua in Friuli. Ecco Stefano, per quanto riguarda la quantità prodotta, no, è rimasta negli anni sempre, cioè è scesa mm. ovviamente, ma rispetto agli anni 2000 non andiamo molto indietro Adesso... mm, ma è scesa da quando è entrato la dioci giù, qualcosina è scesa indubbiamente, però anche qui lo slogan eh, per quanto riguarda la qualità è indubbiamente eh, quello di fare meglio ma, me ma bene mm. cioè fare bene poco ma bene meglio. Per cui abbiamo calato forse qualcosa, abbiamo perso un po' di superficie, non tanto, mm -hmm. però abbiamo migliorato la qualità. Ma non è migliorato migliorata la qualità solo del singolo produttore, la, la qualità diffusa del prodotto. Mm -hmm. Quindi, se una volta bevevi solo delle, delle chicche no, di mm -hmm. alcuni produttori, adesso si beve bene comunque il ramandolo: si beve comunque grandi vini dolci anche in Fiuli Venezia Giulia. È difficile trovare dei vini dolci cattivi, insomma. quindi è aumentata la qualità. E questo. Insomma anche in un regime di calo di consumi fa comunque piacere. Insomma, no? Ecco, Simone, eh, parlava prima Stefano no? che anche il Traminer e eh, il Sauvignon hanno un po' queste caratteristiche, se vogliamo. No? E queste sono abbinate molto ai dolci, anche questi, oppure vengono più richieste... No, si in possono abbinare dolci, ma si possono abbinare anche ad altri, ad altri piatti mm. a base di pesce, Immagino magari, o dei piatti in cui la sapidità magari è importante. Mm. E poi, soprattutto nel caso del Traminer e del Sauvignon in regione, che hanno anche una bella acidità, una bella schiena acida, si riesce effettivamente a giocare sugli abbinamenti. Pensiamo al famoso eh, Sauterne de, dei cugini d'Oltralpe, mm. eh, un vino dolce che viene abbinato a a piatti invece salati, ed è a base di Sauvignon, tra le tre varietà con cui viene fatto il Sauternes c'è anche il Sauvignon. Loro per fanno quindi... una grande pubblicità per questo vino, no? Eh, sì, loro... la, la Francia ha sempre giocato bene da un punto di vista di marketing e di promozione, e neanche loro, non so quali siano i numeri reali su quelle produzioni, però hanno giocato sicuramente sulla comunicazione, quello che magari facciamo noi in maniera forse sbagliata. Quando si diceva che ultimamente è più magari conosciuto comunque anche, anche fuori regione il ramandolo, forse dipende anche dal fatto che eh, comunque in passato i produttori di ramandolo abbiano fatto un minimo di sistema, si siano mossi insieme a presentare anche fuori regione il proprio prodotto. Anche perché, prodotto. Mh, scusatemi, ma la zona è un po' circoscritta, no? Mi esatto, me, la, la zona è circoscritta, mh. ma dipende sempre dai produttori andare fuori, mh. non aspettare che effettivamente arrivino da noi. Sul Piccolit si è fatto forse poco a livello di promozione, nel senso che... Mh, Forse sarebbe bastato anche un piccolo lavoro di squadra per proporlo, perché sono due grandissimi vini, eh, nonostante le quantità, che effettivamente, eh, di cui si dovrebbe far parlare per la regione. Eh, Paolo, sarebbe giusto eh, proporli in abbinata, per esempio, piccolo e ramandolo? Eh, Oppure sono... no? Sono due eccellenze mm. del, del nostro panorama sì. vitivinicolo, quindi. Anche eh, ritornando alle, alle quantità così esigue sì. no? delle, de, delle rispettive produzioni, eh, una promozione eh, magari in abbinata potrebbe comunque eh, incuriosire essere, e aiutare forse. entrambi i prodotti eh, nella, nella valorizzazione anche del prezzo, no? perché sono vini comunque eh, che costano tanto a produrre. So, Picolit eh, si può produrre al massimo 40 quintali a ettaro. Di ramandolo eh, 85, ma poi le rese uva-vino non sono del 70-73% eh, come gli altri vini, ma scendono sotto il 50, e quindi eh, di 100 kg d'uva eh, si producono 30-40-45 litri di vino, eh, poi hanno bisogno di, 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 di un affinamento particolare, l'appassimento, la, la raccolta a mano, perché non può esserci eh, appassimento eh, e quindi e sono, mm. sono vini che andrebbero valorizzati anche nel, nel prezzo no? perché sono vini mm. unici che... sono veramente molto preziosi perché evidentemente mm. insomma a parte il sì, lavoro sì. ma il Piccolit in parte è talmente pochi numeri che direi quasi quasi si vende da solo sì. no? mm. cioè, nel senso che comunque basta dire Piccolit esatto. anche nell'immaginario insomma non solo friulano ma anche chi conosce un po' di vino sa che il Piccolit ha queste. per le sue caratteristiche, per mm. l'aborto fiorale che subisce, per la sua nobiltà iniziale, insomma, per cui è un vino che, devo dire la verità, si vende da solo mm. e in assoluto forse dico un'eresia e tante volte è un po' sopravvalutato. No, no rispetto a ramando, no. Ramandolo, ramando ha più personalità rispetto al piccolo. Forse perché in passato no? qualcuno come Isi Benini esatto. l'aveva definito l'araba risorta del sì. Friuli, sì. quindi sì. aveva Ecco una qui una miauva. comunicazione su questo tipo, esatto. no, Esatto, quindi, però sicuramente sicuramente sono due vini molto interessanti, insomma, averli in azienda vedo che la gente comunque li chiede. <ride> Bene, allora speriamo di aver fatto anche noi la nostra piccola così, comunicazione, informazione su questi vini che sono tre perle nostra Le Friuli, io ringrazio Simona Migliore, ringrazio Paolo Comelli, ringrazio Grazie. Stefano Trinco, naturalmente sarete reinvitati sicuramente perché avete fatto sempre una bella figura perché mi dicono, sì, mi dicono che effettivamente siamo seguiti. Quindi io ringrazio un po' anche il pubblico di telefriuli e do appuntamento alla prossima volta. Non parleremo di vini, ma parleremo di altre due eccellenze, una a caso per esempio il prosciutto, va bene? E quindi alla prossima.